Così, è libero qua? Signor De Pizarro, Bernasconi Mazzafetti, chi? Stasera c'è l'orchestra della Svizzera italiana che mi fa la quinta di Beethoven. Da-da-da-da! Ma scusa, ma sei serio? Ma te Beethoven? Lei non è qui per Ludwig van? Nein, io sono qui per Gaga, Lady Gaga. Stasera c'è il concerto Rete 1 organizzato. Che Rete 1? Lady Gaga dove? Cioè... Lady Gaga chi? Ma no, c'è Beethoven. Ma c'è Lady Gaga. Ma nella sua testa di legno c'è Lady Gaga. Ma c'è Lady Gaga. Ma no, ma va. Capasciura, la... Le mie che avrei sbagliato qualcosa. Guardi là. La radio comunque li trasmette i concerti, eh? Su d'accordo. Ah, boom, sì. Su d'accordo, la radio vede e provvede. Ci risiamo. La vecchia scatola magica rinasce, si adatta al tempo, alle nuove tecnologie, anticipa il cambiamento, lo interpreta. La radio non smette mai di sorprenderci. È capace di passare con disinvoltura da un'atmosfera anni 50 all'ultima tendenza musicale. Ci fa viaggiare nel tempo e nello spazio, suscitando ricordi, emozioni, sogni, fantasie. È una magia quella voce che buca la radio e arriva fino a te. Ti parla, ti fa compagnia, ti dà calore. Semplice, no? Ma la semplicità è difficile da raggiungere. Non è facile fare una buona radio. La RSI lo fa da 80 anni, con stile, autorevolezza, credibilità. Rete 1 è la radio generalista della RSI. La si ascolta in FM e DAB, anche oltre Gottardo e in Romandia. Ed è leader a livello regionale. Ogni giorno nella Svizzera italiana la ascoltano 145.600 persone. Rete 1 assicura al Paese un'informazione equilibrata e di qualità e intrattenimento per tutti i gusti, con un contatto costante con il pubblico, approfondimenti mirati, musica d'accompagnamento. Rete 1 parla a tutti. Il suo pubblico è assolutamente eterogeneo per età, estrazione sociale, interessi e provenienza. Rete 2 è la rete culturale e musicale della RSI. E la parola cultura non deve spaventare, perché Rete 2, ascoltata ogni giorno mediamente da 29.000 persone, non si rivolge solo a pochi eletti. Rete 2 recensisce libri che vendono centinaia di migliaia di copie, trasmette brani che entrano nelle classifiche, parla dei film più importanti e racconta i grandi avvenimenti della cultura, che raccolgono pubblici vastissimi. Lo fa come fanno le reti culturali, con la voglia di capire e approfondire. Ma anche a Rete 2 vale il principio parla come mangi. Non c'è solo musica classica, ma anche jazz, cantautori, musica etnica. Rete 2 non è lontana dai problemi del mondo. Si occupa di economia, ecologia, costume, società, politica. E parla di noi. Ogni giorno, nell'attualità culturale, si parla e si discute di quel che succede nella Svizzera italiana e in Svizzera. Dulcis in fundo, i concerti di Rete 2, tutti trasmessi in diretta, riempiono l'auditorio Stelio Molo con artisti di rilievo internazionale. L'orchestra della Svizzera italiana e il coro della RSI sono protagonisti sulle onde di Rete 2 e nelle sale da concerto. La stagione jazz porta nella Svizzera italiana i migliori artisti internazionali e Rete 2 produce teatro per il microfono e per la scena. Rete 2 sta dentro le cose, non fuori, e ci fa ascoltare la cultura in presa diretta. Rete 3 è la radio dei giovani e dei giovani di spirito. È ascoltata mediamente da 94.400 persone al giorno. Una community esigente, dinamica e aggiornata. Trasmette musica alla moda, tra le altre rock, black, pop, world music, sketch umoristici e satirici e approfondimenti di società, tecnologia, formazione e prevenzione. Animazione, informazione e approfondimento sono i cardini di una radio che indaga con curiosità il mondo che ci circonda.
Rete 3 è il laboratorio creativo della RSI, una palestra in cui sperimentare nuovi format. Sketch e gag prodotti dalla rete sono graditi e invocati dal pubblico, che apprezza la sua offerta di CD e DVD. La radio è più viva che mai. Non solo resiste ai nuovi media, ma li cavalca grazie alla sua straordinaria capacità di assorbire la vita che viviamo. Anche nel nuovo contesto multimediale, che le reti RSI integrano con l'ascolto via internet e il podcast. La vecchia scatola magica è ancora lì, stimolante, sorprendente, innovativa e soprattutto capace di scaldare il cuore di chi l'ascolta con affetto.